gialla dalle 24 alle 24 di domani, mentre a Savona e a Genova torna ad essere arancione, quindi comunque bisogna monitorare la situazione. Devo dire che la cautela dimostrata da tanti sindaci a invitare la popolazione a rimanere nelle case sicuramente ha avuto un impatto sul fatto che non registriamo feriti. Un cordoglio per la persona che è morta ad Albissola in una situazione di emergenza totale, e devo dire quindi che la cautela della popolazione comunque ha aiutato.